Gli spiriti alcune volte hanno modi strani per mostrarsi. In alcuni casi gli spiriti sembra che si divertino nel farsi vedere o riprendere. A volte questi spiriti si manifestano assumendo le forme più strane e bizzarre. I video che sto per mostrarti ti lasceranno sicuramente, come dire, a bocca aperta. Prima di cominciare, voglio ricordarti di iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina e delle notifiche. Questo per non perdere nessuno dei miei video. Detto questo, cominciamo. Questo strano individuo viene ripreso da una telecamera notturna. A prima vista, sembrerebbe essere una persona. Anche se non si capisce perché quell'uomo stia in mezzo ad un campo, vicino a un pozzo, in piena notte. Da su, le immagini sono molto scadenti. Sembrerebbe che quest'uomo stia aspettando qualcosa o qualcuno. Dopo qualche minuto, succede qualcosa di veramente incredibile. Quell'essere, che a prima vista sembrava un essere umano, in realtà era uno spirito che si era materializzato, assumendo le sembianze di un uomo. Lo spirito sembra dividersi, per poi rimaterializzarsi vicino al pozzo. Immaginate di essere lì in mezzo a quei cespugli e vedere questa scena. Come avresti reagito? Non ho mai creduto molto ai rapimenti alieni, ma dopo questo filmato devo ricredermi. In una serata come tante, questi due ragazzi stanno passeggiando tranquillamente. Mentre passeggiano e parlano di cose loro personali, uno dei due ragazzi a un certo punto svanisce nel nulla. L'altro amico non può fare altro che fuggire per la paura. Questo ragazzo sta sbrigando alcune faccende in un magazzino. Il giovane è talmente preso dalle sue faccende che non si accorge di ciò che sta per succedere. La porta di un armadio si apre e una sedia viene spostata da una forza invisibile. Il ragazzo nota la cosa, ma fa finta di niente e continua a fare il suo lavoro. Ad un certo punto le cose incominciano a peggiorare. La sedia e la porta dell'armadietto si muovono in modo più frequente. La sedia viene scaramentata a terra da una forza invisibile. Ciò spaventa a morte il ragazzo, che fugge da quell'officina. In quest'ultimo filmato, un uomo sta riprendendo questa abitazione che si dice sia infestata da uno spirito maligno. L'uomo fa una perlustrazione al di fuori della casa. L'uomo nota che la porta d'ingresso della casa è aperta. Mentre inquadra con la telecamera la porta d'ingresso, da una delle finestre della casa sembra stia accadendo qualcosa di strano. L'hai visto? Da una delle finestre della casa sembra che ci sia qualcuno che stia respirando sul vetro, provocandone l'appannamento. Il problema è che dentro quella casa non c'è nessuno. Il tutto viene filmato dalla telecamera dell'uomo, che si accorge della cosa e rimane stupefatto. Devo dire che quest'ultimo video è quello che mi ha colpito di più. Ho sempre amato le storie di fantasmi e di case infestate. Questo è uno di quei video che non mi stancherei mai di guardare. Siamo al termine, ragazzi. Il video finisce qui. Noi, come al solito, ci rivediamo alla prossima.